riprendiamo in realtà da un punto che avevamo già trattato l'ultima volta, che riguardava il concetto di classicità, ma però vorrei riprenderlo in una lezione molto breve sui diversi comportamenti psichici che abbiamo nel guardare le cose, nell'indagarle oppure anche nell'inventarle, che sono percorsi sostanzialmente analoghi, anche se sembrano partire da pulsioni molto diverse. Noi nei confronti della cosa da fare ovviamente usiamo i linguaggi che abbiamo imparato e usiamo dei riferimenti, oppure usiamo delle pulsioni, oppure usiamo delle trasversalità. Come si fa a catalogarli? In realtà si potrebbe tentare di catalogarli secondo tre nuclei paralleli di comportamento. Il primo è quello al quale avevo accennato, che è il nucleo classico, il comportamento classico. Allora, almeno una piccola definizione è necessaria, perché cosa vuol dire classico? Lo sappiamo tutti, tutti abbiamo l'idea di classico. Cioè, si può parlare di una classica giacca, no? Non ti viene in mente niente, ma una classica giacca è proprio quella che porto io, per esempio, una classica giacca. È già diversa la giacca classica. Una classica scarpa. Una classica scarpa è proprio quella lì, una se l'immagina anche un po' rovinata. Una scarpa classica invece una se l'immagina perfettamente ben tirata, cioè anche, forse anche cerata. Una classica musica, che pizza la classica musica. C'era una classica musica dal dentista. Una musica classica invece è una cosa diversa. Quindi vedete che lo stesso uso della parola classico davanti alla parola o dopo la parola gli dà un significato diverso, perché l'idea di classico è estremamente confusa. Cosa vuol dire la musica classica? Per noi la musica classica è anche quella di Schoenberg, perché si distingue da quella pop o da quella rock, per esempio. Mentre quando parliamo di un'architettura classica abbiamo già delle idee, dei parametri più codificati. L'architettura classica può essere sia quella con le colonne della Casa Bianca, che anche un'architettura che riprenda Miss Van der Rohe oggi, cioè è ormai classica. Allora, questo concetto dell'architettura già ci avvicina di più all'idea vera di classico. L'idea vera di classico viene definita da un retore romano fra il primo e il secondo secolo che si chiama Aulo Gello e che dice: se volete studiare bene una roba, nella retorica, lui è uno dei primi grandi professori di retorica, se volete studiare bene in modo da avere un linguaggio che sia in grado di convincere, cioè di essere strumento, dovete prendere come riferimento i libri della classe. Per i romani la società era divisa in tutta una serie di classi che servivano poi in realtà alla determinazione del diritto al voto, e c'era una prima classe che era la più importante. Questo sistema delle classi si trasferisce anche all'esercito, perché ognuna di queste classi fornisce del denaro per una parte dell'esercito. Cioè, gli equites sono quelli che hanno soldi a sufficienza per comprarsi un cavallo, quindi appartengono a una quota della società diversa da quelli che vanno a fare la fanteria. La classe per eccellenza, esattamente come nell'esercito americano di oggi, sono ovviamente i Marines. E a Roma il concetto di classe prima diventerà lentamente il concetto della Marina, a tal punto che se voi andate a cercare, non so, i famosi edifici di Ravenna, Sant'Apollinare in classe non è il santo che manca alla nostra classe attuale, ma è Sant'Apollinare nel luogo dove c'era il porto militare di Ravenna. Cioè la classe come classis, come concetto di esercito supremo, diventa quella della Marina diventa quello poi del porto vero e proprio. Questo ci permette di dare una visione completamente diversa all'idea di classico. Classico è ciò che si riferisce ad un modello esistente. Ogni qualvolta si usa un modello, si compie un percorso classico.
Ora, nella storia della nostra civiltà occidentale, i modelli classici appaiono costantemente. Quando l'imperatore Adriano, che di passatempo fa anche l'architetto e il letterato, si costruisce la sua super villona a Tivoli, la più bella villa dell'antichità in realtà, che cosa fa? Lui va a riprendere tutti i modelli già citati preesistenti, che vengono dai suoi viaggi, dalle sue esperienze, dalle sue conoscenze, e compie un'operazione di classico. Queste operazioni noi le chiameremo successivamente, con un termine ottocentesco un po' storpiante, neoclassici, ma in realtà sono classici. È classico lui, è classico Petrarca. Quando Petrarca, all'inizio del 300, dice: ma porca miseria, che vita tremenda ci tocca vivere noi che viviamo in questo mondo di barbari gotti, più o meno, cioè sta in Francia, dice: sarebbe come era più bello il mondo antico, dove le lettere erano perfette, le architetture erano perfette, e sostanzialmente come era più bello il mondo della classicità romana. E da questo concetto della classicità romana viene fuori poi l'idea che il modello possa generare una classicità nuova. In un qualche modo questo comportamento mentale di Petrarca è il primo germe di ciò che diventerà il Rinascimento. Il Rinascimento non è altro, in fondo, che quel termine che usa Leon Battista Alberti quando il Papa Roma gli chiede di rimettere in vita gli acquedotti rotti, quelli che il Medioevo aveva dimenticato. Lui restaura gli acquedotti, e una volta restaurati gli acquedotti parla di risorgere, di risurgenza. La prima determinazione di questo concetto, che poi diventerà poi il Rinascimento, è quella della risurgenza delle acque. Nel risorgere torna fuori dalla terra un modo preesistente, che è il modo delle acque, ma torna fuori dalla terra anche una sorta di cornucopia di informazioni, che sono le informazioni sull'antico. Quelle informazioni formeranno la classis, cioè la citazione necessaria per fare del nuovo, a tal punto che in Leon Battista Alberti per la prima volta nasce questa concezione stranissima che per guardare avanti bisogna avere un retrovisore, cioè che per inventare la cosa nuova bisogna avere una coscienza precisa della cosa passata. E questo percorso è infinito, cioè si ripete regolarmente. È quello che succederà quando a Roma all'inizio del Cinquecento, per via di uno spostamento del fiume, di una esondazione del Tevere, salta fuori dal passato il grande Laoconte. E finalmente appare un pezzo del passato che dimostra di esistere nella sua folgorante potenza e genera un'ipotesi di classicità. Cioè, in fondo, anche la scultura di Michelangelo in quel momento ricambia, si trova legittimata, perché trova che quella sorta di passione che Michelangelo già esiste per l'antichità, in quanto ci sono già i ritrovamenti archeologici, è pieno dei ritrovamenti archeologici, il mondo romano e fiorentino fra 400 e 500, però trova un esempio folgorante di muscolatura. Cioè le muscolature potenti michelangelesche hanno innegabilmente un rapporto con il ritrovamento del Laoconte. Poi questa roba va avanti nel 500, Paolo III Farnese farà fare gli scavi in aree anche più ricche di Roma e torna fuori l'Ercole Farnese, quello lì con ancora più muscolato, cioè si scopre che il passato è una citazione. La cosa curiosa è che questo stesso fenomeno ricompare nel Settecento, nel XVIII secolo, cioè quando si scopre Ercolano e Pompei. Nascerà un altro neoclassicismo, perché la citazione cambia. L'antichità, si scopre, non è sempre la stessa. Se per gli uomini del Cinquecento i ritrovamenti furono quelli muscolosi, per gli uomini del Settecento il ritrovamento di Ercolano e di Pompei porta modelli diversi, porta la lesena fine, per esempio. La lesena fine poi è quella che si applicherà alla costruzione di Caserta, dei palazzi reali di Caserta, dove
questo elemento nuovo diventerà quello che poi in Francia fra pochi, pochi anni dopo diventa lo stile Luigi XVI. Cioè ogni volta che si apre una porta sul passato appare una citazione nuova e questa citazione nuova ci dà un elemento per capire un'altra roba. Cioè essere classici vuol dire copiare delle altre cose. È molto divertente questo percorso in quanto il più di rottura degli artisti dall'inizio del XX secolo, Pablo Picasso, in fondo quando si mette a fare le statue negre fa il classico, solo che ha cambiato riferimento. Invece di guardare la scultura antica greco-romana, alla quale, attenzione, guarda anche ogni tanto, perché ogni tanto gli succede anche, fa delle robe che sembrano delle, ci sono certi dononi degli anni, fine anni 10, attorno agli anni 10, che sono delle citazioni di un'altra classicità. Cioè Picasso è un classico perenne, noi pensiamo che sia un artista di rottura, invece no. È uno che è sempre alla ricerca di un modello. Prende questo modello e lo sublima. E infatti il modello per lui alternativo a quella della classicità greco-romana è la grande classicità africana che allora sta apparendo in Europa. E in quel modello lì troverà un altro percorso. E così lui va avanti all'infinito, a tal punto che in pieno cubismo ormai vincente in tutto l'Occidente, lui va a farsi un viaggio a Roma, scopre un altro mondo ancora, prima ignoto, che è quello della pittura quattrocentesca, e torna con un'altra sua classicità, cioè una classicità pura, affinata, eterea, che è il ritorno all'ordine del dopoguerra. Ogni volta che si va a cercare un elemento di citazione, si gioca un gioco classico. E si riannoda in realtà l'attualità con tutto ciò che sta dietro a noi e con tutto ciò che ci ha portato ad essere ciò che siamo. L'ultima volta avevo parlato dell'idea di cos'è l'idea della modernità, così come nasce nella testa di Winckelmann quando va a Pestum e scopre la rosa del passato. Cioè, l'essere moderni, se uno dovesse inventare una distinzione utile rispetto all'essere contemporanei, è un porsi diversamente nei rapporti della linea della storia fra il momento attuale e gli altri momenti. Il momento che viviamo è l'unico non afferrabile, perché appena lo afferriamo è già passato, cioè non esiste il momento. L'unica testimonianza del momento in realtà è quello fotografico. Cioè la fotografia ci dà un momento, infatti si chiama istantanea, cioè la famosa fotografia che forse avrete in testa del soldato che sta per essere ucciso in aria di Robert Capa, quello è un fatto di momentaneità, anche se non si sa se sia vero o se sia una finzione, però è un fatto di momentaneità. Per il resto ogni gesto, ogni oggetto che noi abbiamo è o la risultanza del nostro passato oppure l'intuizione di ciò che avverrà d'ora in avanti. L'istante è sempre legato a un vettore. Talvolta si può immaginare anche che colleghi i due vettori, quello del passato che cita e quello del futuro che anticipa. Ma nell'insieme, se ci sono due concetti che tendono a contraddirsi talvolta, è quello di modernità e quello di contemporaneità. La modernità tende ad essere classica, la contemporaneità cerca altre strade. La contemporaneità è quella cosa che in tedesco chiamano Zeitgenossigkeit, no? L'essere compagni del proprio tempo, e ha dei vantaggi come ha dei difetti. Cioè il primo grande inventore di un'idea di contemporaneità è il primo che dichiara la tabula rasa assoluta, viene noto a tutti, ed è Adolf Loos, quando fa la sua dichiarazione contro la decorazione, dice tutta questa roba del passato a noi non interessa più. Noi facciamo tabula rasa e con la razionalità che ci contraddistingue inventiamo un mondo nuovo. Questo è l'Adolfo buono. Poi c'è l'Adolfo cattivo, quello con i baffetti, l'imbianchino austriaco, che però segue un percorso abbastanza analogo. Anche lui dice cancelliamo la storia così come ci ha portato ad essere chi siamo oggi e inventiamo una contemporaneità futuribile che sarà il famoso Terzo Reich dei mille anni, no? Poi è durato per fortuna meno. Però c'è in questa volontà
della contemporaneità, e cito appositamente il baffetto austriaco, perché c'è spesso nell'idea di contemporaneità una voglia di imporre la propria visione, perché la tabula rasa determina una forte volontà di abolizione delle alternative. L'avvenire è quello che invento io, punto e basta. Se lo guardate in campo politico è abbastanza divertente, perché spesso i movimenti sociali o socialisti hanno avuto questa idea che da ora in poi si inventa un mondo completamente nuovo. Lo hanno fatto i bolscevichi, hanno visto la cosa del secondo parametri analoghi, l'hanno fatto i nostri, quelli di Predappio, cioè i mussoliniani, cioè immaginando di fare una società integralmente nuova. Cioè spesso si immagina che si possa annullare, ripartire da zero e reinventare. Questo stesso percorso avviene anche nella progettazione. Ogni tanto c'è chi pensa che da questo momento in avanti si possa immaginare un mondo completamente diverso che non tenga più conto minimamente delle tracce del passato. Allora, questi due atteggiamenti sono abbastanza contraddittori. Quando Corbusier si mette ad inventare la sua visione dell'architettura, sulla quale si può discutere, si può trovare d'accordo o meno d'accordo oggi, forse ci sembra anche un po' ingenua, però lui va a recuperare non una roba che dice da questo punto in avanti facciamo zero, ma va a recuperare un tema che affronteremo nelle lezioni successive, va a recuperare la sezione aurea, dice io voglio inventare un mondo d'ora in poi nuovo, che però si fondi, è necessariamente obbligato a fondarsi su parametri che ho ereditato. Corbusier è intimamente moderno in quel gesto, poi sarà contemporaneista in altri quando dirà ed ora in poi tentiamo di semplificare tutto, buttiamo via, cioè diventa un post-lossiano. Ma questi due atteggiamenti sono atteggiamenti perenni nel meccanismo creativo. In qualsiasi oggetto voi affrontiate, in qualsiasi progetto voi affrontiate, avrete sempre la contraddizione fra queste due ipotesi. Cioè la forchetta può essere con due denti soltanto. Negli anni 70 ci si pensava, poi ci furono delle gare mondiali di rincorsa di un pisello in un piatto con una forchetta a due punte e fu vinta solo da un grande da un esperto spadaccino, perché gli altri la perdevano subito. Cioè alcune forme, alcuni concetti hanno ormai una determinazione classica quasi raggiunta. È molto difficile fare una forchetta che sia più forchetta di una bella forchetta veneziana del Settecento. La si può semplificare, si può togliere i decori, ma questa faccenda dei quattro denti rimane tuttora un tema quasi insuperabile. I due denti non funzionano. E questo tema lo ritroverete in tante cose, soprattutto nell'attualità, dove si spera che la goliardia creativa possa essere sostitutiva alla densità del pensiero. I piatti quadrati, i bicchieri con la dimensione di boccali per pesci rossi, una serie di tematiche apparentemente innovative che carpiscono spesso la fantasia del consumatore, però non reggono oltre la terza curva. Adesso va di moda, quando si entra anche in alcuni ristoranti, così si danno le arie delle batterie enormi di bicchieri dietro le quali non si vede neanche più chi sia di fronte, perché sono tante vasche per pesci rossi dove uno riesce ad annusare l'ultima traccia del vino, uno sa se quello lì è rosso, giallo, verde, cioè sente delle cose incredibili, il profumo della terra, l'aspetto sulfureo, la pietra, la focaia, una serie di robe forse formidabili, ma che rompono totalmente il rapporto col passato, perché in passato il bicchierino piccolo del Bordeaux prevedeva che uno ne usasse solo un terzo di quello che c'era dentro, perché il resto faceva parte dell'eleganza del vivere che non consuma mai tutto fino all'ultima goccia. E queste mutazioni avvengono, cioè esiste sempre questa tentazione dell'inventare il mondo ex novo in alternativa al mondo esistente, e su questa tentazione talvolta porta anche dei risultati attraenti, divertenti, raramente porta delle stabilità. L'antropologo culturale che sta in me di fronte al concetto di modernità, cioè di contemporaneismo a tabula rasa, si rivolta da un punto di vista metodologico, perché nulla di ciò che facciamo è totalmente a tabula rasa. La lingua che parliamo è la conseguenza di una sedimentazione lunghissima delle parole, non esisterebbe la semantica altrimenti,
ma esiste la semantica di tutto ciò che ci circonda, esiste la semantica della sedia, esiste la semantica della scarpa, anche se la facciamo ormai di plastica, esiste la semantica di tutto ciò che abbiamo prodotto, perché ciò che produciamo è il risultato di un percorso lunghissimo che ci ha portato dall'età della pietra all'età dell'informatica. Ma comunque questa distinzione permane, e anche l'illusione permane, cioè di poter essere a tabula rasa, totalmente innovativi, oppure di essere classici, fino al limite estremo e patologico del citazionismo. In fondo la poltrona Proust è la lettura ironica del punto apicale della classicità. Ti faccio come se tu fossi quella roba lì, ma ti faccio in un modo talmente ironico da far capire che tu non sei quella roba lì e che ho capito che non sei quella roba lì. Nel campo del disegno ovviamente invece è molto più aperta la faccenda, però vedrete che se andate ad analizzare gli oggetti e se analizzate i vostri comportamenti nei confronti degli oggetti, questo rapporto in un qualche modo esiste sempre. E questo nasce in quanto quando ci formiamo un'idea, quest'idea la formiamo in base agli riferimenti esterni. Questi riferimenti esterni sono ciò che noi possiamo chiamare la classicità. Cioè, esiste la classis delle cose veramente degne di nota, cioè la grande rivoluzione linguistica fra 300 e 400 consiste nel ritrovare i testi di Cicerone per parlare finalmente un latino elegante. Possono essere queste le citazioni, possono anche essere citazioni molto più banali o molto più eccentriche come quelle africane di Picasso. Ma è uno dei percorsi della mente. L'altro percorso della mente è l'opposto. Non vado a vedere ciò che sta fuori da me, vado ad indagare nel mio percorso ontologico, cioè nel mio percorso dell'essere, dell'ontos, no? Cosa c'è all'interno di me stesso che mi porta in una direzione di pulsione? Cosa un po' più difficile da vedere su un oggetto, però meccanismo che ha innegabilmente una sua logica, perché potrebbe sembrare totalmente schizofrenico dicendo cosa me ne frega a me di quello che pensi tu in fondo alla tua anima, se non per un fatto banale, che siamo in un qualche modo tutti parenti, cioè che abbiamo tutti una serie di sedimenti ontologici che hanno un collegamento naturale con lo sviluppo delle nostre specie. Cioè la filogenesi, la storia della nostra discendenza e l'ontologia interna del nostro essere in un qualche modo hanno dei parallelismi fortissimi. In uno dei video che vi faranno vedere, io sostengo addirittura la tesi che non è mia soltanto, è abbastanza diffusa, che in realtà noi discendiamo tutti dalla stessa Eva primordiale. Non me l'ha detto il cardinale, non è una dichiarazione biblica questa, ma è legata ad una serie di indagini che vedrete nel video molto divertenti sulla mutazione genetica che ci ha portato ad essere diversi gli uni dagli altri, ma nella quale si presuppone che ad un certo punto, avendola anche calcolata questa mutazione genetica per via dei calcoli stocastici delle differenziazioni, forse siamo tutti originari di una stessa trisnonna dalle parti del Chad. Se questo è vero, e ormai non è quasi più contraddetto, il video ve lo spiegherà con più rapidità di quanto non faccia io, poi magari ve lo graffia di più nella memoria, se questo è vero, all'interno di ognuno di noi c'è l'accumulo della coscienza storica, c'è l'accumulo delle memorie storiche. Questione che non tocca solo noi, è una cosa che abbiamo in comune con i cavalli da ostacolo e con i cani da caccia, non è che ci vanno a dare delle arie così particolari perché abbiamo una memoria genetica, ma se un setter irlandese o un bracco tedesco appena vedono una pernice alzano la zampa destra e la puntano, mentre se prendono un barboncino quando vede una pernice tenta di mangiarsela oppure scappa, è perché il bracco e il setter hanno selezionato delle memorie genetiche in base alle quali quando vedono la pernice alzano la zampetta. E lo fanno da poco, lo fanno da 3 secoli soltanto, da quando sono stati selezionati razzialmente. Ma la stessa cosa se parlate io ho
mi occupo più di cavalli che di esseri umani talvolta, no? Anche perché il dialogo è più rapido, ma nel mondo dei cavalli è la stessa cosa, cioè se io mi ricordo avevo un vecchio cavallo francese nato dalle parti di Chamonix, che era stato deportato in Maremma, poveretto, e che però era rimasto di Chamonix sostanzialmente, e usciva in passeggiata con un vecchio cavallo maremmano, che era proprio nato in Maremma. I due avevano nei confronti delle pozzanghere e del mare reazioni completamente diverse. Il maremmano aveva accumulato una memoria storica per cui quando arrivava in bordo al mare si toglieva i pantaloni, si metteva le mutande da bagno e andava a nuotare. Il francese davanti al mare stava per suicidarsi, non ho mai visto questa roba qua, è terribile, è orribile, è tremenda. Allora, il maremmano andava a fare il bagno, il francese non c'era verso. Girando invece in campagna fra le pozzanghere, il francese quando vedeva la pozzanghera ci sbatteva dentro gli zoccoli con un piacere infinito e schizzava da tutte le parti, perché a casa sua le pozzanghere fanno parte della vita quotidiana. Il maremmano quando vedeva la pozzanghera aveva la stessa reazione del francese davanti al mare. La pozzanghera ricordava secoli e secoli di sabbie mobili e il rischio della pelle. Cioè il maremmano davanti alla pozzanghera, a 20 metri da pozzanghera, faceva degli scarti che se uno non teneva bene di gamba volava via. Allora, questa, esiste una memoria accumulata che non è solo nostra, ma che sta proprio in tutte le specie, è genetica. È un tema sul quale quelli che si occupano di neuroscienze stanno aprendo dibattiti infiniti perché non sanno bene come metterla, ma oggettivamente non si sa neanche bene come definirla. Sta di fatto che la sperimentazione lo dimostra, cioè le memorie genetiche sono importanti quanto le memorie personali. La nostra filogenesi determina una parte dei nostri linguaggi e una parte della nostra creatività non si lega tanto al modello esterno, cioè quello della classicità, ma si lega molto spesso al modello interno, a quello della nostra identità genetica. Questo vi spiegherà anche delle cose che altrimenti sarebbero impensabili, inspiegabili. Come mai certe colonne decorate africane a losanghe sovrapposte sono uguali alle stesse colonne fatte dalla civiltà Moche in America Latina e sono uguali alla colonna di Brancusi? Brancusi non ha visto né quelle africane né quelle sudamericane. Le sudamericane le hanno fatte prima di Brancusi, quindi non hanno visto la televisione perché facevano mille anni fa, e gli africani non abbiamo gli oggetti mille anni fa perché si deteriorano, ma quelli di 150 anni fa li abbiamo. Cioè in tre situazioni diverse un segno estetico assolutamente definibile, identificabile, si replica. Vuol dire che abbiamo un qualche cosa in comune. Ora, fra un rumeno, un signore del Chad, un africano del Chad e uno di una tribù Moche, i rapporti apparentemente non esisterebbero. E soprattutto non esistono se ci tiriamo indietro di un secolo, quando la comunicazione feroce di cui viviamo oggi non c'era affatto. Abbiamo dei dati in comune che sono dei dati interni, non sono dati classici. Allora, se partite da questo fatto che esistono i dati della classicità che al quale ci riferiamo e che ci danno un linguaggio in un qualche modo di continuità, e questi dati della classicità possono anche mutare, come il caso di Picasso, allora torniamo al caso Picasso. Esiste una terza ipotesi, che i riferimenti del mio linguaggio non siano all'interno del mio stesso linguaggio, ma provengano da altri linguaggi, caso Picasso. Se Picasso avesse preso una statua antica, avrebbe fatto il neoclassico. Siccome lui ha fatto il classicista sull'africano, non ha più fatto il neoclassico, ha fatto Picasso. Cioè, ha fatto un'altra roba ancora. Cos'è questo terzo comportamento, visti i due primi? È quello delle contaminazioni. Una quantità estrema dei nostri comportamenti mentali sono dovuti alle contaminazioni. Se noi prendessimo uno svizzero del Canton Ticino di un secolo fa e gli dessimo da mangiare un peperoncino, schiatta. Se glielo diamo oggi non è più un problema. Ha imparato la contaminazione con la Calabria.
cioè imparate la contaminazione con il peperoncino. Ma non solo lui, quando voi ascoltate una musica di Giovanni Sebastiano Bach, un contrappunto, e so che tutti studiate il contrappunto di sera con una passione assoluta, se non siete passati dalla scuola di riforma teorica di Tom Kopman, che sta tentando di riscoprire la bacosità di Bach, voi, se sentite un contrappunto, la ritmica di un contrappunto non può prescindere da un tamburo africano che vi è entrato nell'orecchio un secolo fa. Cioè il nostro concetto ritmico non è più quello del XVII o XVIII secolo, il nostro concetto ritmico è stato contaminato. E lì sta una delle grandi ricchezze ulteriori della cultura. Cioè la contaminazione ci porta costantemente ad avere un'idea diversa da quella in un qualche modo prescritta dalla storia o dalla genetica, che riesce a farci cambiare posizione. In alcuni momenti queste mutazioni sono state formidabili come importanza. Se pensate per esempio al modo col quale siamo tornati ad essere greci a partire dal XIII-XIV secolo, o almeno neo-aristotelici, solo perché alcuni arabi, prima dell'implosione della cultura araba, quando la cultura araba era in fase di forte espansione, avevano riscoperto Aristotele e lo avevano assimilato. Da noi Aristotele torna attraverso la Spagna perché Averroè, il grande filosofo persiano, comincia a fare la traduzione di Aristotele, la rende nei suoi testi finiscono in Marocco, dal Marocco passano alla Spagna. E il nostro pensiero muta, ma una delle lezioni che faremo più avanti è sulla genesi dell'idea dello zero e quindi della nostra visione moderna del rapporto con la matematica e la geometria e quindi col progettare le cose del mondo. È una contaminazione araba assolutamente accertata, come lo è per esempio quella ancora molto più utile della distillazione. Noi non potremmo bere whisky senza gli arabi, che non lo bevono più, ma sono stati loro a metterci in contatto con quella cosa, con la parola magica che è l'elisir, il distillato. I romani antichi non distillavano, i greci non distillavano. Gli arabi che hanno assimilato una parte della cultura alchemica, e alchemico è una parola araba, come algebra è una parola araba, el-isir è una parola araba, al-sukar, lo zucchero, è una parola araba, noi abbiamo lo zucchero, l'elisir, l'algebra e una serie di diavolerie, l'algoritmo, la concezione moderna delle matematiche che viene da quel mondo lì. I romani ne facevano tranquillamente a meno, tanto erano adorabilmente pressapochisti nei calcoli, lo sono ancora adesso, dicono alcuni. I greci erano molto precisi teoricamente e intellettualmente nei calcoli, ma poi nella realtà concreta gliene fregava talvolta un po' meno. Ci arriva un inserimento nuovo di cultura fra XII e XIII secolo che ci porta ad essere ciò che siamo noi oggi. Allora, questa è la macchina della cultura nella quale viviamo, e senza questa macchina non potremmo esistere. Ma lo siamo all'infinito, pensate a questa rivoluzione formidabile che avviene quando nel XIX secolo finalmente si apre il Giappone. No? Il Giappone di epoca Eto aveva deciso che il resto del mondo non ne fregava niente, ma questa è una roba abbastanza tipica dell'Oriente. Anche la Cina dei Ming aveva deciso che il resto del mondo era privo di interesse. Nella Cina del Ming sono bellissime le cartine, le prime cartine che tra l'altro fa poi un italiano per conto loro che gli va a fare la topografia, però lui accetta la logica cinese, la carta della Cina è al centro del mondo. Lì il resto del mondo gli sta intorno e quello che sta fuori è ininfluente. Infatti quando gli mandano la prima ambasceria che gli viene mandata in un accordo fra Spagna, Papato e Gesuiti, fanno salire questa ambasceria da Tianjin, che è l'arrivo più facile dal mare per prendere poi il grande canale e andare fino a Pechino. Li stazionano a Tianjin per 3 anni e i mandarini si riuniscono dando finalmente un verdetto.
non c'è motivo che si riaccettino gli ambasciatori di questo paese, detto Spagna, in quanto sulle nostre carte non sta scritto che esiste la Spagna. Quindi se la cosa, noi non siamo pronti a non farci contaminare, cioè i mondi esterni rimangono esterni, noi siamo quello che siamo. Ma non esiste la dichiarazione più formidabile di volontà, di autenticità perenne di quella dichiarazione dei mandarini. Poi dopo hanno cambiato idea anche loro perché hanno aperto il contatto e la storia della Cina è diventata diversa. Ma esiste un misto costantemente di volontà di contaminazione, di paura di contaminazione. I leghisti del Varesotto sono meno gloriosi dei mandarini Ming, sono anche meno alfabetizzati nell'insieme, però operano secondo parametri analoghi, hanno una paura diabolica dei rischi di contaminazione. Eppure da queste contaminazioni abbiamo imparato delle cose fantastiche. Non ci sarebbero le invetriature delle ceramiche perugine e adriatiche senza il contatto col mondo arabo e persiano, che queste invetriature le faceva già ad alta temperatura portando le terre fino ad essere del gres. Non ci sarebbero tante delle robe nostre senza questi dialoghi. E questa roba succede anche col Giappone. Il Giappone aveva deciso di essere come la bergamasca, no? Il giapponetto era un po' più raffinato dall'insieme, l'absi di Nuria, però era un po' più evoluto. Arriva sto comandante Perry dall'America e dice: no, gli americani sono sempre stati uguali, per loro i cannoni servono a far commercio con tutti, se uno non vuole commerciare con loro lo bombardano, lo fanno anche adesso con una parte del mondo, quelli che non vogliono comprare il grano stabilito dalle grandi aziende di produzione americano vanno bombardati, ma è una vecchia abitudine. Il comandante Perry si mette davanti a Tokyo e spara un colpo di cannone. Non si capisce come mai, non fa quasi male a nessuno, però il Giappone tira giù le brache e si apre al mondo. Si apre al mondo, pensava il povero comandante Perry, per comprare le robe che faceva in America nel 1860, le quali francamente non erano molto attraenti. Si apre al mondo l'opposto, che pochi anni dopo, all'Expo parigina del 64, il padiglione del Giappone diventa un padiglione di attrazione assoluta per tutti. Arriva il principe ereditario, arrivano tutti i grandi dignitari, tutte le signore parigine vanno pazze subito per il kimono, cominciano a mangiare sushi, imparano a bere il tè, cioè dicono il tè non è più solo quella cosa orribile dei nostri nemici inglesi, ma i francesi ce l'hanno sempre avuto su con i bevitori di tè inglesi, gli inglesi li bevevano il Bordeaux in cambio, e si scopre che esiste un mondo magico che è il Giappone. Questo mondo magico del Giappone influenzerà due o tre produttori, uno dei quali è il proprietario di questo negozio che è Bing a Parigi, il quale comincia a diffonderle. Ma la diffusione di questi oggetti in sé contiene una serie di elementi interessantissimi, che sono elementi fondamentali anche per gli altri pensieri che tenteremo di affrontare sul mondo dell'arte. La miglior comunicazione dell'arte è il virus. C'è una roba che entra nella testa dell'altro e altera il suo sistema visuale. Una volta che le opere d'arte vere rispetto a quelle di decorazione, a quelle da salotto, quelle inutili, si distinguono proprio per quello. Hanno il virus, certi oggetti hanno il virus. Cioè una volta che uno l'ha preso in mano o l'ha guardato, da quel momento in poi la sua percezione si altera leggermente. L'arrivo dei giapponesi a Parigi cambiò la percezione. I grandi intellettuali diventarono pazzi per il Giappone. Le signore andavano incredibilmente eccitate davanti a questi kimono, anche davanti a una certa libertà fisica che davano. Se pensate a cos'erano fino a pochi anni prima i vestitini con le stecche di balena, e cosa saranno ancora con le stecche di balena fino alla rivoluzione di Poiret all'inizio del XX secolo. Però l'arrivo del kimono è l'inizio di una rivoluzione che porta a Paul Poiret e porta l'idea moderna della moda, cioè rompe dei parametri che erano stati stabili, cioè le signore tirate nel corsetto in modo che i seni saltassero fuori, cosa che avviene già alla fine del Cinquecento in epoca manierista, e avevano la convinzione che sarebbe stato sempre così, arriva all'esaltazione Luigi XV, avviene una liberazione neogreca sotto Napoleone, quando la mini corte napoleonica scopre l'eleganza della grecità antica
e tutte queste ragazze pronte a tutto si mettono in peplum trasparenti, come la signora Recamier. Però appena finita l'epopea napoleonica si torna all'ancien régime, le stecche di balena. Arrivano i giapponesi e risolvono il problema, cioè il dibattito fra veste libera o veste costrittiva viene determinato, definitivamente superato, perché si va di kimono. E dal kimono poi ci sono i passi successivi. Se andate a vedere tutta l'evoluzione della moda all'inizio del XX secolo, ancora una volta verrà un'altra cosa ancora. E quest'altra cosa poi verrà aspirata da un genio del progetto, che è Bakst e il gruppo dei Balerus, intorno ai Balerus, e lì inizia una mutazione che sarà poi definitiva. Oggi, se io vi proponessi le stecche di balena a molte delle studentesse qui presenti, credo che pochissime le accetterebbero, se non per fare un gioco pomeridiano oppure una carnevalata. Allora, questo viene da un fenomeno di contaminazione. Ma la stessa contaminazione ha delle conseguenze ancora molto più potenti e profonde. Io credo che quella che del Giappone sia stata per noi la contaminazione più forte in assoluto dopo quella duecentesca del mondo arabo. E ancor di più di quella africana che ci ha cambiato solo il rumore nell'orecchio e il gusto del palato per le spezie. La contaminazione giapponese ci spiega una cosa formidabile, che non è necessario decorare le pareti. Che non è necessario avere i portoni pesanti che passano dalla stanza all'altra, infilato delle stanze, che non è necessario la serialità del sistema architettonico, perché lì si può sostituire un sistema integrativo di scatole che si prendono l'una per l'altra. La casa giapponese, l'arrivo delle case giapponesi a Parigi negli anni 60 del XIX secolo fanno saltare parametri architettonici che noi avevamo nella pelle da 3.000 anni. Mai vi fu una contaminazione così forte. Oggi abbiamo assimilato quel meccanismo, lo abbiamo trasformato, lo abbiamo semplificato, però tuttora, se ci guardiamo intorno, alcuni temi di allora li accettiamo. Questa sala nella quale ci troviamo nel XVIII secolo sarebbe stato considerato un orribile e intollerabile granaio. Nel nostro mondo attuale ne accettiamo volentieri, con simpatia, la concettualità costruttiva, perché abbiamo imparato che la concettualità costruttiva è un elemento positivo del fare e ce l'hanno insegnato i giapponesi. Ma vedete, sono tre esempi che ho cominciato a dare, ma sono tre esempi tutti e tre estremamente significativi. Cioè, noi viviamo una cultura dove la contaminazione è radicale e costante. E questa stessa contaminazione avviene anche per altri versi. Noi non è vero che ci siamo imposti al mondo, noi occidentali, però una cosa è certa, che la giacchettina di Armani la mettono anche i cinesi, cioè che hanno abbandonato il loro vestire, hanno abbandonato anche quello che gli aveva suggerito Mao Zedong, che invece noi mettiamo perché lo troviamo così chic, abbiamo le giacchettine cinesi, e hanno accettato la giacca di Armani. Oppure i cinesi hanno accettato un po' lo stile Prada, che è più sobrio, più cinese, è più giapponese. Cioè noi siamo riusciti a pervertire gli altri. Allora, nel gioco della cultura di oggi, noi viviamo degli incroci perenni di pervertimenti sommati, che sono molto divertenti, perché sono la nostra cultura. Anni fa fui chiamato a fare dei corsi di aggiornamento psichico per una grande banca, per i manager di una grande banca. Non posso dire il nome perché non è elegante. E inventammo questi corsi facendo delle serate di cucina per gli alti manager, e nelle quali gli spiegavamo che cos'è il loro modo di concepire, quanto invece il loro modo di concepire è in un qualche modo precostituito o pregiudiziale. Risotto con la Luganega, no? Ogni dirigente bancario milanese dice, le proprie di Milano, no? Allora, valli a spiegare che la Luganega è una salsiccia del meridione che si chiama, che viene dalla Lucania e che è lucanica, e che oggi i cobaschi, i varesotti, i ticinesi sono convinti che è roba loro,
Vagli a spiegare che quella varietà di riso lì è un'introduzione recente della fine del Cinquecento, nella quale si comincia a mutare le specie varie di riso, che era la japonica, la sinensis, no? E noi assumiamo la sinensis al posto della japonica e facciamo gli ibridi e trasformiamo una cosa che nei libri di medicina medievale era considerato solo un curativo contro la diarrea nel cibo ufficiale del nord Italia. Ma ci abbiamo messo, potevamo iniziare anche in epoca romana a fare le risaie. Le risaie iniziano fra 500 e 600. Vai a immaginare che la polenta sulla quale si genera ormai l'identità nord italiana è arrivata con la scoperta dell'America, che i fagioli come li vediamo noi arrivano da lì. Allora, arrivando dalla cosa più banale, analizziamo la pizza, la cosa più italiana del mondo. Certo, il verde è quello della, del basilico, va benissimo, quello è indigeno, ma il pomodoro non lo è, la mozzarella è manco ancora di meno, perché l'animale che la produce, la bufala, è di importazione settecentesca. Eppure queste cose mescolate fra di loro formano l'identità. Vale a spiegare che il risotto con lo zafferano dentro è forse l'eredità vera che ci è rimasta dalla Spagna a Milano, perché l'uso dello zafferano nel cibo è tipicamente arabo-ispanico e non esiste nella nostra tradizione del cucinare né in epoca romana né in epoca medievale. Cioè, andiamo a e uno si accorge di quanto le cose siano diverse. Il risotto con la rugana, vale a spiegare che il risotto con la cotoletta, che se si chiama cotoletta e non costoletta è perché viene dalle truppe napoleoniche che la chiamavano cotlette, se no si chiamerebbe costoletta. E la cotlette era la razione per definizione imparziale che voleva allora il primo console perché tutti mangiassero la stessa cosa. Poi un arrosto, alla soldataglia nasce un dibattito, chi è che può avere il pezzo migliore e chi può avere il pezzo peggiore. Allora c'erano delle indicazioni molto precise nelle diete per l'esercito da parte di Bonaparte, tutti la stessa roba. Allora cosa c'è che dà meglio a tutti la stessa roba della cotlette, no? Infatti l'uso della cotlette è un uso napoleonico diffuso e se andate a rivedervi, vabbè non c'è bisogno, leggetevi, quando Victor Hugo scrive la storia del colpo di Stato poi di Napoleone III, 50 o 70 anni dopo, racconta che lui va in cucina, si mangia due cotolette e esce a fare, cioè la cotoletta diventa un dato trasversale. Non ho mai capito cosa facessero con il resto del vitello, ma comunque la cotoletta come esempio di égalité, liberté e fraternité è un punto apicale. Poi noi la assumiamo e la impaniamo. E forse non è vero che la prendiamo da Austria, è molto più probabile che l'Austria l'abbia presa da noi. Ma sono sempre meccanismi di contaminazione, cioè nel mangiare, adesso, senza arrivare alle mutazioni in corso, cioè il fatto che tutti vanno di kebab, che è una roba, un prodotto fintamente turco, ma fatto dai turchi che stanno in Germania, tutti i kebab sono prodotti in Germania, ma va bene, fa parte del nostro mondo, cioè la nostra è una cultura dove i giochi della contaminazione esistono costantemente. Rendersene conto è estremamente utile, perché permette di capire le radici, permette anche in un qualche modo di lavorare su questo motore psicologico della contaminazione. E questo l'abbiamo in tanti campi, ma non l'abbiamo forse neanche ancora sufficientemente, perché se dovessimo entrare in un'ottica, in un tema che mi diverte sempre molto, come produrre delle robe a bassissimo prezzo, no? Come uscire da... prendiamo l'esempio più opposto possibile, come uscire dalla mobiglia di Cantù con il falso Luigi XXIV intagliato e dorato perché al russo così piace e entrare in un prodotto che sia invece un prodotto a diffusione democratica avanzata senza cadere nella trappola del primo Bauhaus che era un po' in un qualche modo un po' micidiale, un po' mortale. Probabilmente faremo un passo ancora in altre direzioni delle contaminazioni. Cioè la contaminazione del tatami la stiamo già vivendo talvolta, anche se io preferisco il letto alto 1,20,
Ma la contaminazione del trattabile stiamo già vivendo. Quanto possiamo ancora imparare da altre contaminazioni possibili? Quanto stiamo imparando nelle tecniche della costruzione alternativa ecologica dai sistemi di case fatte con la poltiglia, con la terra? Cioè, quanto si apre ancora nel mondo delle contaminazioni come giochi possibili? Allora, questo racconto breve, però serve proprio a questo, immaginare che cos'è il vostro modo di fare quando create e quali sono le strade che volete intraprendere. Sarà una strada contaminatoria, sarà una strada di citazione, sarà strada da psicanalista che va alla ricerca di una propria identità in fondo alla propria anima. Spesso queste tre strade si combinano, però sono tre percorsi molto diversi che servono tutti e tre, sia a fare per voi che ad indagare il fare dal lato nostro che facciamo gli analisti. Mi fermo qua e riprendiamo fra un quarto d'ora. Riprendiamo il punto di partenza. Questi tre modi di comportamento che abbiamo affrontato prima possono diventare utili per capire che cos'è il percorso del design attuale. E per partire dal design attuale non possiamo non partire da quella generazione molto particolare del secondo dopoguerra, quello che va dagli Albini al Gio Ponti fino al Marco Zanuso, passando dai Castiglioni, cioè una parte dei personaggi che avete appesi qua in mezzo alla facoltà. Loro hanno una caratteristica tutti abbastanza comune, appartengono a due generazioni di poco successiva l'una all'altra, che si formano quasi tutti all'interno di un politecnico ancora molto elitario. Mi raccontava la Gae Aulenti che l'anno in cui si iscrisse lei erano in 30 gli iscritti, non a design, ad architettura, cioè era un nucleo proprio molto molto piccolo. Ed era un nucleo che però aveva una sua identità nella quale immaginava che uno dei compiti fosse quello di ridisegnare il mondo nella sua integrità e nella sua integralità. Che voleva dire affrontare l'edificio, affrontare il contenuto dell'edificio, affrontare il decoro dell'edificio, affrontare gli elementi di mobilia che stavano all'interno e anche i superettili. Una sorta di, per la prima volta, di concezione globalizzante di ciò che si poteva progettare. La parola poi venne fuori negli anni 70 orribile, ma l'habitat, no? Per fortuna non si usa più perché faceva venire i geloni psicologici solo a pensarli, però allora si riconosceva fortemente in questo concetto dell'habitat, cioè di una cosa complessiva. Anzi, i Veneti, il gruppo M dei Veneti, che erano un gruppo di padovani particolarmente fuori di zucca, ma anche interessanti, parlavano addirittura dell'environment, perché erano operari, no, la parola inglese diventava matti per queste parole, facevano design, quindi è ovvio che facessero anche environment. Ma questo loro modo di pensare aveva in realtà un'origine precedente che era assolutamente anticipatrice e che stava nel manifesto di Giacomo Balla, 1915, per la ricostruzione futurista dell'universo, nel quale Giacomo Balla, se andate lo trovate anche su internet il manifesto completo, indicava che tutti gli elementi piccoli, cioè una molla, un colore, un vetro, cioè tutto ciò che si componeva poteva tutto essere plasmato in un unico progetto aggregante. Ecco, in questa idea del progetto aggregante sta una parte significativa della nascita di ciò che è stato poi il design italiano. E anche un tema che affronteremo, anche quello forse più avanti, ma che è assolutamente essenziale, quando si tenta di distinguere il design dallo stilismo. Cioè lo stilismo è fare un oggetto singolo ben disegnato e chi se ne frega del resto del mondo. Il design è per noi italiani, ed è forse dei motivi per i quali abbiamo vinto una scommessa in giro per il mondo, il design per noi italiani è sempre un modo complessivo di concepire e di ridisegnare il mondo. Beh, questo concetto attraversa la cultura occidentale in un modo estremamente consapevole, perché prima del manifesto per la ricostruzione futurista dell'universo, che viene pochi anni dopo
la fondazione della scuola di Darmstadt, per esempio, che va in questa direzione, e viene pochi anni dopo la fondazione del Werkbund germanico, pochi anni dopo la nascita delle Wiener Werkstätte a Vienna, hanno sempre tutte questo stesso scopo. Bisogna ridisegnare il mondo, non basta il singolo oggetto, e ritorneremo più avanti alla distinzione radicale, in fondo, sulla figura di Christopher Dresser e di William Morris, no? Come due opposti, cioè disegno l'oggetto o disegno il mondo. Rimane sempre quella la domanda, cioè fare l'oggettino ben fatto, faccio il telefonino o faccio tutto il mondo che gli sta intorno. Il design ha sempre l'ambizione di fare il mondo intero, gli stilisti di fare il singolo oggetto. E questa ambizione ha delle radici ancora una volta estremamente indigene, che fanno parte della nostra cultura e sono in questo senso contemporaneamente radici surgive, cioè interne, e radici classiche, ma avranno più valore di surgivo che di classico. Chi è che riprende questa idea del mondo complessivo come mondo del progetto? È quello strano personaggio che è Riccardo Wagner, il musicista, quando propone per l'opera non più la distinzione dei ruoli, no? Uno scrive il testo, l'altro fa la musica, uno fa il decoro, e il direttore d'orchestra arriva e dirige il tutto sperando di, in un fine accettabile dello spettacolo. Wagner inventa quello che lui chiama anche Gesamtkunstwerk, l'opera d'arte complessiva. Intanto tutta un'opera che gira intorno a se stesso, perché lui è il primo, che si fa fare, lo fa Bayreuth, si fa fare una pedana più alta in modo che il pubblico guardi il direttore, attraverso il direttore d'orchestra guarda ciò che succede. Ma non solo inventa una forma nuova di teatro, anche quella di Bayreuth. Mentre il teatro all'italiana, quello classico, cioè altrimenti quello con i palchi, consente allo spettatore sostanzialmente di fare quello che vuole lui. Chiude anche la tendina e fa delle robe molto personali con chi ha portato nel palchetto. Magna o fa anche delle robe più attraenti talvolta. E nel frattempo la musica va avanti. Wagner no. Cioè Wagner mette i suoi spettatori rivettati, li tiene lì per una tetralogia 5 ore a pezzo, ne fa 4, cioè una roba 30 ore di musica, non devono muovere le chiappe dalla poltrona sulla quale sono incollati, devono guardare il direttore d'orchestra e attraverso il direttore d'orchestra l'evento. E l'evento lo gestisce lui come opera d'arte complessiva, cioè il testo è suo. La musica è conseguenza integrativa del testo. Siccome lui compone la musica, compone il testo, ma compone anche la lingua del testo. Il suo tedesco è incomprensibile. Cioè, il tedesco di Goethe, un secolo prima, è quello che leggete oggi su Frankfurter Allgemeine, è lo stesso. Cioè Goethe, quando Mefistofele parla con il dottor Faust, parla una lingua di oggi. Quando Lohengrin parla una roba incomprensibile, cioè è tutto inventato, è tutto serve, è tutto progettato. Cioè Wagner arriva a progettare la lingua, la musica, il decoro, la ritmica scenica, e la chiama l'opera d'arte complessiva. In questo sta uno dei momenti di nascita di quello che chiamiamo il nostro concetto del design italiano, cioè il design italiano è in un qualche modo intollerante perché vuole applicare la sua ricetta a tutti. Come mai è riuscita una roba così tedesca a permeare su Giacomo Balla, che era di Roma e fregava niente dei tedeschi, e a portarsi poi alla via in ostra del design milanese? Perché in realtà la genesi, tutto questo meccanismo, è una genesi estremamente nostra. Ed è la genesi che avviene nella reazione della controriforma al Rinascimento. Il Rinascimento è fatto da artisti sublimi che parlano con la letteratura e con il meglio dell'aristocrazia della propria epoca. Chi si occupa anche di temi duplici può essere uno come Bramante, che ogni tanto cade anche nella pittura, o uno sommo come Michelangelo, che dialoga costantemente fra architettura e spazio, pittura e scultura, ma sono
meccanismi legati a una esaltazione formidabile delle singole personalità. Nessuno di loro avrebbe perso tempo a guardare come si pialava un banco o come si faceva una sedia. La rivoluzione avviene quando questo mondo aulico aristocratico, anche talvolta tollerante o intollerante, si trova messo a confronto con la rivoluzione vera che avviene nel mondo dei protestanti. I protestanti se ne fregano di queste sciccherie aristocratiche, prendono le statue, le buttano via, vietano nel dipingere, guardano Dio e leggono solo i salmi della Bibbia e si mettono a cantare per aprire la strada poi alla grande musica barocca. E in Italia viene la reazione ai protestanti, quella che si chiama la Controriforma. Nella Controriforma si tende ad abolire la figura dell'artista maior e si fa una sorta di rovesciamento trasversale. Con la Controriforma le radici popolari tornano ad essere importanti. La Controriforma, che alcuni guardano come uno dei drammi della libertà italiana, e per un certo verso lo è anche, perché impone da quel momento in poi una naturale diffidenza per il mondo dei letterati, diffidenza che è tuttora vigente in Italia, perché tuttora in Italia si legge circa 10 volte meno che nel resto dell'Europa. Cioè gli dicono: guardate, queste robe intellettuali non sono per voi, cioè immaginiamo un mondo più compattato, un mondo più trasversale. Però nell'immaginare il mondo più compattato e più trasversale pongono anche delle basi di una visione completamente diversa. Questa visione completamente diversa attribuisce ad ogni modo di fare un'equivalenza di diritto. Cioè l'intagliatore di legno di un confessionale ha sostanzialmente la stessa dignità di Van Dyck. Se andate a vedere, magari vi faccio vedere quei video fantastici su la chiesa di Genova, Sant'Andrea, dove c'è Van Dyck di fronte al confessionale, si univalgono. Il confessionale è fatto ovviamente da un raffinatissimo maestro d'ascia che lavora per le navi del porto di Genova, e già che lavora per le navi fa le polene, fa una sorta di semipolena per il confessionale. Da quel momento in poi nascono i germi di una roba che nel giro di 50 anni diventerà la cultura barocca. Ci mette un attimo, perché prima si comincia a delegittimare gli artisti troppo importanti, li si tollera quando diventano elegantemente manieristi, cioè sostanzialmente giocorelloni dell'estetica. Gli si dà delle imposizioni ben precise sul non esagerare nei contenuti, perché i contenuti sono quelli del dogma. Ma in cambio si esalta tutto il resto dell'organismo. E si capisce che il meccanismo della comunicazione integrata, quella della Controriforma, è quello che descrive le vesti del sacerdote, inventa l'uso regolare dell'incenso, collega l'incenso al decoro della chiesa, collega il decoro a chiesa, l'esaltazione dei canti, e fa un unicum, un'operazione di design. Cioè la Controriforma è un'operazione di design. E la conseguenza, a poco distanza, sarà la grande conseguenza della nascita del barocco. Il barocco è quella roba lì, è un modo nel quale le pratiche si equivalgono l'una all'altra. E tutto questo meccanismo di equivalenza andrà a formare la sommatoria degli opus. Non esiste più l'opus del pittore, l'opus dell'architetto. La sommatoria dell'opus è la realtà di identità. E cos'è la sommatoria di opus in latino se non la parola opera? Sono gli stessi anni nei quali nasce l'opera lirica. Allora, la Controriforma, che da un lato ci spinge ad essere molto meno letterati, e ne paghiamo appunto tuttora le conseguenze, basta pensare a chi abbiamo nel mondo politico italiano nell'insieme, siamo molto meno letterati, ma diventiamo il paese dell'opera e del melodramma. Cioè gli italiani sono melodrammatici per un progetto di design, nella sostanza. Lo sono in quanto da quel momento lì danno valori paralleli ad ogni tipo di espressione. Ci saranno, è vero, le reazioni leggermente razionaliste neoclassiche del Settecento, ci sarà poi il trombonismo ottocentesco, ma alla fine della questione da noi è quasi impossibile stabilire la distinzione radicale dei linguaggi. Cioè si scivola con estrema facilità
da un linguaggio all'altro e si riesce costantemente a dare ai vari linguaggi dei valori analoghi se non paralleli. E in questa meccanica del barocco, dell'incenso mescolato con la musica mescolata con i marmi delle pareti, delle cornici mescolate con i dipinti, dei santi che svolazzano in marmo fra i decori delle architetture, cioè in questa sommatoria delle cose, che avviene il vero mutamento che ci porta nella direzione del design. Però è curiosa questa strada, perché è quella che parte dai nostri milanesi del dopoguerra, torna indietro a Giacomo Balla, trova un'assonanza in Riccardo Wagner e trova il suo momento genetico quando nasce l'opera a Mantova, a Palazzo Ducale di Mantova all'inizio del Seicento, ma trova poi tutte le sue fratellanze nelle grandi mutazioni del progetto, che sono quelle che avranno la capacità di generare un immaginario diverso, a tal punto che poi la conclusione terminale di questo immaginario diverso è la corte papale fra gli anni 20 e 40 del Seicento, quando in quella corte papale c'erano 1000 dipendenti artisti che vengono dal mondo intero, il più grande teatro mai esistente, 3000 posti aveva il posto, cioè diventa una roba, una sorta di esaltazione della comunità. Ebbene, questa esaltazione della comunità è il vero momento nel quale si forma in Italia una sensibilità che porta verso questa roba che chiamiamo il design. Era già successo in precedenza un paio di volte, forse in un modo altrettanto convinto nell'ultimo periodo della cultura gotica, quando l'architettura, il modo di cantare di Josquin des Prez, la calligrafia, tutto entrava in sintonia, ma di solito sono momenti abbastanza rari. E però se andiamo a cercare proprio questi meccanismi delle sintonie, ogni volta che si stabilisce un meccanismo di queste sintonie, si stabilisce una radice del sistema del design. Esiste un meccanismo delle sintonie di questo genere nella Francia del gotico avanzato. Esiste lo stesso meccanismo delle sintonie nell'Inghilterra pre-raffaelita che porta la figura di William Morris. Cioè, il citare la letteratura, la passione per la musica riscoperta medievale, il gioco dei cavalieri in armatura con le dame bionde evanescenti, il ritorno a una origine localista, è quello che corrisponde alle dichiarazioni di Morris quando va alla ricerca dell'artigianato del villaggio come reazione contro l'industrializzazione. Cioè, in questi percorsi, che sono percorsi di reazione, ogni volta avviene una cosa nuova, esiste una reazione alla banalizzazione gotica, la metà del 400, da quale nasce il primo rinascimento trasversale, però il primo rinascimento trasversale viene ucciso poi dal rinascimento dei grandi artisti. Quello trasversale è ancora il rinascimento artigianale, quello fiorentino e quello senese. Quello romano, il grande rinascimento che impariamo a scuola, è la scuola dei grandi cognomi, delle tartarughe ninja, sostanzialmente. La rottura delle tartarughe ninja porta di nuovo questa sorta di rivoluzione culturale del barocco. La rivoluzione culturale del barocco lascerà poi lo spazio a quelli che troveranno il barocco impossibile, intollerabile, tremendo, e inventano il neoclassicismo del Settecento, dove il modello torna ad essere importante e la trasversalità lo è meno. La trasversalità torna fuori nella teatralità. Ecco, questo gioco della trasversalità, questa capacità di coinvolgere tutto nell'opera d'arte completa, è in realtà la vera chiave per capire che cos'è il design. E ha anche una grande utilità, permette, non so se abbiamo già parlato della distinzione, però la ribadisco, fra Dresser e Morris, permette di stabilire due linee completamente diverse. Una linea che è quella che immagina che le cose non possano essere altro che l'ectoplasma di un progetto di travolgimento e di rinnovamento complessivo. Mi immagino un mondo nuovo. Cioè i milanesi del dopoguerra si immaginavano che si potesse vivere senza l'orbace fascista nella casa tutta marmorea, fetente, anche elegante talvolta, ma molto più spesso fetente,
E immagina si possa vivere in una casa con degli equilibri normali, che si possa sedere in un salotto a conversare, che si possa avere delle sale da bagno un po' più comode. Cioè, immagina un altro mondo, immagina un modello. È un'utopia. Il design è la trasformazione di un'utopia complessiva in un percorso possibile, in un percorso definibile. E in questo senso, con grande determinazione, si distingue costantemente dalle operazioni di stilismo. Le operazioni di stilismo sono semplicemente il rivestimento di un oggetto. Detto, questi parametri sembrano molto semplici, però applicarli un altro paio di maniche, perché io mi sono posto questo problema non davanti a, ero molto amico di Marco Zanuso, e Marco aveva la visione complessiva del mondo, cioè non avrebbe tollerato un errore nella sua visione complessiva. Però mi pongo questa domanda quando in un altro signore che mi è abbastanza simpatico, devo dire la verità, che è Philip Stark. Philip Stark sembra in realtà un disegnatore di gag, non sembra uno che propone una visione del mondo. Però se andate a grattarmi sotto la testa, anche la sua visione goliardica alla fine è una visione del mondo. E questa visione del mondo avrà dei suoi parametri dove conta moltissimo anche Asterix, dove conta molto anche l'iconoclasia, dove conta il gioco e la parte ludica e goliardica, però alla fine è una visione del mondo. Ogni volta che voi andrete a prendere dei fenomeni centrali della storia del design, scoprirete dietro questi fenomeni centrali una visione del mondo. Non ultimo, il meccanismo straordinario che ha portato un popolo inconsistente, inesistente e improbabile, i finlandesi, a diventare protagonisti. Che un finlandese sia protagonista sembra così per definizione quasi impossibile. Eppure tutto quel nucleo dei finnici, un po' perché influenzati dagli svedesi, ma meno di quanto noi non lo crediamo. Mobile svedese era noto, era semplicemente più facile, no, per niente. L'ultimo svedese mobiliere è IKEA. IKEA esisteva prima di IKEA, solo che era a prezzo più alto. Esiste un mobile, ma non esiste un'idea del mondo, una visione del mondo. Nei finlandesi c'è questa curiosissima idea del mondo. E la cosa interessante, lì dovresti, quando, siccome non ci sono la prossima volta, ma un accenno dovresti fare, è come questa visione finlandese di uno sparuto gruppo di isolati di sopra, dove fa anche troppo freddo molto spesso, riescono a riassumere una serie di valori che sono atavici del loro modo di fare, riescono a mettere insieme tutto il loro mondo, dall'oggetto allo spazio, e lo trasferiscono negli Stati Uniti. E negli Stati Uniti diventa una roba stabile. Cioè tutta la nascita dell'operazione formidabile Charles Eames Miller ha la sua radice in questo spostamento dal mondo finlandese al mondo americano. Questo diventa molto grave per voi, in fondo sono proprio fatti vostri, cioè, è che senza una ipotesi, una visione, non si riesce a fare una cosa che sia di design, ma si fa solo una roba di stilismo. Allora si apre la vera domanda, ma che tipo di visione possiamo inventare oggi? Non è compito mio, è più un compito vostro che compito mio, però la domanda è compito mio. Che tipo di visione possiamo immaginare noi oggi? Se andate con frequenza a vedere il Salon del Mobile, l'impressione che questa visione sia in corso non perviene. Abbiamo l'impressione costante di vivere un barocchetto senza fine e un manierismo che sembra ormai dominante in tutti i sensi. Perché? Perché manca la visione utopica, cioè manca un dibattito all'interno del quale si formi un'idea di che cosa proponiamo al mondo. Proponiamo la trasversalità totale dell'opera lirica dell'inizio del Seicento, proponiamo il mondo, il ritorno ai valori del villaggio di Morris, proponiamo un'integrazione complessiva degli equilibri in senso paraclassicheggiante, proponiamo la modernizzazione di un paese arretrato che era l'Italia postfascista. Cosa proponiamo oggi? La cosa che proponiamo oggi è un problema vostro, per fortuna non mio, ma è quello sul quale si fonda ogni ipotesi di creatività futura. E come lo proponiamo? Lo proponiamo ancora una volta partendo dai tre parametri però che ho citato prima. Lo proponiamo o ritrovando dei modelli,
i quali non devono essere necessariamente la statuaria greco-latina oppure lo stile egizio, no? Loro possono essere tantissime altre esperienze umane che si sono venute a formare negli ultimi secoli o negli ultimi anni. Può essere il percorso della frugalità di alcune parti del mondo che devono arrangiarsi in ecosistemi molto più semplificati di quello nel quale viviamo. Possono essere citazioni più approfondite, più storiche, oppure possono essere percorsi molto più intimi, molto più surgivi. Potreste anche decidere di essere neoespressionisti. Oppure può ancora una volta venire da una contaminazione ancora più complessa di quella che abbiamo vissuto fino ad oggi, nella quale verrà fuori un sapore ancora diverso da quello che noi ci immaginiamo. Sono le strade che oggi stanno davanti a noi. Si equivalgono, non si equivalgono, vanno messe in discussione. Abbiamo provato ad essere razionalisti fino in fondo, poi siamo diventati postmoderni. Abbiamo capito che questa cosa del postmoderno forse più di là non può andare. Cerchiamo delle radici neoetniche. Le radici neoetniche sembrano un po' quelle robe che si va a mangiare al ristorante e non si digerisce che una settimana dopo. Stiamo andando in altre direzioni ancora. Oggi la strada è totalmente aperta, ma anche se è aperta secondo questi vari canali dai quali non ci possiamo separare. E con questo vi lascio la riflessione libera. Sì.